queste pasticce, questo qua sarà il primo trucco su Capodanno, sull'ultimo dell'anno, su quello che volete fare per l'ultimo dell'anno Capodanno. Spero vi piaccia, davvero spero con tutto il cuore che vi piaccia. E niente, vi lascio al trucco. Ciao! Mi ritrovo qua il giorno della vigilia di Natale. Mi sto, diciamo, come si dice? Come intro è venuto da Dio, proprio bene. Mi sto, come si dice? Non ho uno spazietto. Mi sto, comunque sia, avete capito, per fare il video su Capodanno, dato che non so se ce la faccio, cioè ce la farò sicuramente, però ho detto voglio intanto iniziare a proporre qualcosa. Anch'io voglio proporre qualcosa. Allora, stamattina sono andata a fare un giro in centro e ho comprato una candelina, però vabbè, ve la farò vedere. Più avanti sono in fase ciclo, quindi come potete vedere qua abbiamo l'orsa maggiore e qua abbiamo la stella polare. Detto ciò, la base di stamattina me l'avevo già fatta, proprio ho messo due vaccatine. Non ho messo il mio fondotinta liquido, ma ho messo questo qua di Kiko che ho paura ad aprire perché si è frantumato, quindi non posso farvelo vedere. Comunque è sempre il Soft Focus Compact. Non ho neanche messo una cipria, sinceramente. E poi ho corretto le mie imperfezioni con il Catrice Camouflage e come correttore per le occhiaie il solito Maybelline Instant Anti-Age. E brava, mia mamma è entrata nel video con l'urlo di Munch. No, dai, scherzo. Questo qua è lo 010 Ivory, però non lo so, non mi convince più di tanto. Copriamo il resto delle perfezioni che abbiamo qua, l'orsa maggiore. Guarda qua che carina, abbiamo le costellazioni sul mio viso. Comunque, mi hanno già fatto qualche regalino, come questo braccialettino qua che mi piace tantissimo. Con l'infinito, è bellissimo, rosa, cioè mi fa impazzire. È davvero straordinario. Me l'ha regalato una mia amica, la Lu, e insieme una matitina a forma di cupcake, che è una birra, che è straordinaria. Comunque ve li farò vedere i regalini che ho ricevuto, diciamo. Comunque non ho ricevuto tanto, sinceramente, perché il periodo si fa sentire. Non ho ancora ricevuti tutti. E niente, questo qua mi ha regalato una matitina e mi piace un sacco. Comunque, direi di iniziare subito con il video. Partiamo con la parte occhi. Allora, applico questo Vamp, il 400. Sinceramente non so da quanto tempo sto già filmando. 2 minuti e 45 secondi, fantastico. Non mi odierete, vero? E questo qua è il mio preferito, straordinario, cioè come potete vedere ha un buco che non finisce più, vabbè. Comunque abbiate pietà per me. Allora, tutta la palpebra mobile deve coprire. E lo applico ovviamente con il dito perché secondo me gli ombretti in crema sono top col dito. No, cioè, no, quanto è bello, quanto può essere bello. Perché con con il pennellino non li prendeva così tanto bene. Vabbè, comunque. Silenzio di tomba. Bam, 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 bam. Stavo
stavo pensando adesso, mi è venuto in mente che potevo tipo mettere subito sotto la musica in sottofondo, ma ve la risparmio. Ve la risparmio, mi sentite a me cicciolare. Prendo la mia palette Sephora, la solita, la classica, la mia amata palette Sephora e porcaccia la miseriaccia. Non viene su niente qua, il pennellino ha intenzione di non venire su. E prendo il grigio, perché qua c'è un bellissimo grigio. Questo grigetto qui. Voilà. Faccio la professional che si tiene la palettina, usa lo specchietto della palettina. E lo applico ovviamente su tutto l'occhio. Comunque, quanto mi piace questo ombretto, capire. Probabilmente questo sarà il trucco che mi farò a Capodanno. A proposito, voi avete deciso cosa fare a Capodanno? Io a Capodanno penso sia la festa che odio di più. Sì. È la festa che odio di più al mondo. Perché a Capodanno dovete spendere sempre un sacco per fare qualcosa quando magari in realtà non avreste voluto fare niente perché è stato un anno di cacca per voi, però dovete fare qualcosa perché la società, non dico che vi impone di fare qualcosa, però quasi. Comunque, è tipo una cosa che a me dà fastidio, ma molto anche. Quindi non mi piace per niente la festa di Capodanno, comunque vabbè, che ci potevo fare io? Vado a una festa in un paese sperduto. Se non trovate più video sul mio canale dopo Capodanno, probabilmente per questo. Ah, non vi ho ancora augurato buon Natale! Buon Natale, pasticcine! Buon Natale, buon Natale, buon Natale! Direi che è bellissimo. Poi sfumo un attimo il color per non avere proprio una linea netta. Cioè, io intanto ho uno specchio dall'altra parte che non mi serve a nulla perché non lo sto cagando minimamente. Ok. Niente, sentite mio papà che parla sottofondo. Prendiamo questi due colorini qua. Prima il grigio taupe, il grigio tortora, questo qua. E poi dopo questo qua. No, no, prima il grigio tortora. Un attimo da transition. No. E lo mettiamo nella piega. Tengo l'occhio un po' più basso perché così poi insomma dove va qua la piega è perfetta. Questo è un trucchetto che ho visto da qualcuno. Non ricordo chi, comunque spero di farvi vedere qualcosa di quello che sto facendo. Comunque, spero vi piaccia, a me piace. Mi è stato chiesto un sacco dove avevo preso questo ombretto dalle mie amiche. Perché lo uso spesso quando magari vado in discoteca, vado a ballare, magari faccio questo con una riga d'eyeliner. A proposito, ovviamente a questo trucco potete aggiungerci la riga d'eyeliner, la riga d'eyeliner. Però non so se sinceramente la metterò, al massimo la metterò solo su un occhio, oppure no, così vi faccio vedere la differenza con la linea d'eyeliner e senza linea di eyeliner. Sì, molto bene, molto bene. Quanto mi piace questo trucco, quanto mi piace, cioè, non potete capire. Magari, ragazzi, ricordo di mettere la fotocamera in HD perché parte non in HD. Quindi voi cliccate sulla rotellina, tipo, che c'è sullo schermo e mettete in HD perché si vede molto meglio. Cioè 720 HD, boh, una cosa del genere. Comunque vi ricordo di metterla in HD io. E poi prendiamo il nero che in realtà sarebbe tipo l'eyeliner, però vabbè. Proprio ne prendiamo, faccio proprio così. Anche troppo quasi. No, scherzo. È scriventissimo. E lo mettiamo nella piega giusto per intensificare un po' la cosa. Pochissimo. Scusate.
Ma proprio poco, 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 poco. Poco, 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 poco. Comunque stavo dicendo, ho preso la mia prima Yankee Candle, no? Volevo prendere anche il brucia essenze. Soltanto che mi scoccia davvero tantissimo spendere 10 euro per un brucia essenze. Però a quanto pare la coin mi vedrà più spesso perché c'è un commesso che dire che è bellissimo sarebbe riduttivo. Cioè, proprio carino. Aveva degli occhi che... È proprio proprio carino, proprio 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 bello 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 bello. E quindi ho detto che la coin mi verrà più spesso. Non c'era alcun tipo di offerta sulle Yankee Candle, cioè c'era la sezione offerte vuote, quindi suppongo mi abbiano rubato tutta l'offerta che c'era. Ho visto che sono aumentati i prezzi, sinceramente, almeno delle confezioni più piccole, almeno della più piccola, più piccola, più piccola, è aumentato. Ora sfumo in tutto. E infatti l'ho pagato 2,19 euro la carta. Vabbè, comunque. E niente, comunque dovrò comprarmi un brucia essenze. Non che non ce l'abbia, ma ce l'ho io il brucia essenze, sinceramente. Però si sente odore di bruciato, non di essenza. Adesso voglio provare se con la Yankee Candle si sente effettivamente sto odore di bruciato ancora e non di essenza, altrimenti si sente ancora. Devo assolutamente comprare un brucia essenze. Riapplico il mio grigino sulla palpebra mobile perché è andato tutto via praticamente perché abbiamo usato il nero e il grigio tortora. Quindi, vabbè, sentite i miei brontolare, ma ragazzi, chi è che ha dei... Fantastico! Io devo vivere con delle persone del genere. Oh! Basta! Vabbè, niente. Abbiate pazienza perché davvero io. Boh, non lo so. Cioè, si può vivere in queste cose? In queste condition? No, vabbè, sto scherzando, li voglio bene a tutte e due. Comunque. Io sto continuando a replicare perché mi diverte. Comunque, basta. Basta Martina a replicare. Ora prendiamo un po' di grigino che abbiamo applicato fino adesso e un po' di nero. Grigino, nero, grigino. E lo applichiamo nella parte inferiore con un pennello di eyeliner angolato. No, 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 grigino, 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 adesso mi stanno venendo in mente tutte le canzoncine vecchiotte. Niente, alla fine applico un po' di questo colore qua sotto la palpebra mobile per pulire un po' la situa e per illuminarla anche un pochino. Così, in questo modo, come potete vedere, è opaco. A proposito, perché non voglio nulla di scimmeroso. Ora l'ho più qualcosa di scimmeroso un po' sotto l'occhio, dai, sì. C'è l'illuminante qua, bianchino, scimmeroso. Vabbè, che ci volete fare? Io e l'illuminante siamo amici per la pelle, proprio. C'è un sacco, non potete capire, ma... Tornata, scusate, non avete visto l'applicazione, ma mi si era tutta occupata la memoria e quindi ho dovuto, intanto come lo stavo applicando, si è spenta magicamente, ormai io ero già dietro, quindi me la sono applicato. Comunque è un semplice rossetto rosso, mi metto in sottofondo questa, mi piace un sacco, ho scoperto questi qua, mi sono innamorata. Ho applicato Modelé numero 12 di Bourjois, appunto questo rosso. Altrimenti potete anche benissimo applicare, secondo me, questo qua, che invece è un bellissimo rosa power.
fare una vaccata, ma non l'ha fatta. È il 20. Ho scoperto che è molto famosa della linea di Kate. È questo colore qua. Guardate quanto è bello. È bello, cioè è molto carino, però a me sta un po' malcio. Però comunque voi volendo potreste benissimo applicarlo, perché è proprio carino. Mi dispiace, ma se sento loro mi perdo, quindi li devo stoppare qua. Comunque ve li consiglio di andarli a sentire. Niente, questa qua è la mia proposta per il trucco, una delle proposte che sicuramente farò per il trucco di Capodanno. Questa qua è una delle mie proposte per niente, questa qua è una delle mie proposte per il trucco di Capodanno. Successivamente, se vi piace, mi fate vedere che vi piace, magari posso anche farvene altre volendo, ma comunque niente, io le farò perché a me piace, mi diverte fare questa esperienza, mi piace tantissimo, quindi le farò a prescindere, ho deciso in questo momento. Niente, iscrivetevi al mio canale, mettete mi piace e spero che il video vi sia piaciuto. Ciao, pasticce!